sul piano ambientale. Noi vogliamo apprezzare la delibera del Consiglio di Zona, credo che sia una delibera assunta all'unanimità, no? Assunta all'unanimità di tutti i consiglieri. Io non so se l'avete fatto per liberare quindi questa cosa qui, gli diciamo di sì così è più bello. Ecco, vi comunichiamo che noi ci crediamo, che noi ci crediamo che avete assunto una buona delibera e che questa delibera noi la sosterremo, e se il comune si permetterà di non attuarla, beh, noi sapremo con chi prendersela. E comunque ringraziamo fin d'ora il consigliere di zona che ha già inviato al comune la delibera sull'installazione delle 8 telecamere di videosorveglianza, le 4 colline di richiesta soccorso nei parchi, utili strumenti per il controllo del territorio e per le investigazioni. Sono molto importanti le telecamere di videosorveglianza. Per tutte una delle ragioni sono una storia delle cariche, lo sapete meglio di noi. So che costano. E credo che questa è una spesa che, se fatta, va nella direzione di tutelare i cittadini. E vediamo che dove viene fatta, c'è qualche ritorno in termini positivi. Ecco, e quindi anche l'impegno che l'attuale Consiglio ci ha impegnato rispetto al risanamento ambientale di alcune strutture fatiscenti che esistevano. Però ce ne sono ancora. Esistono ancora alcune strutture fatiscenti, ricettacolo di individui malavitosi e o dediti alla droga. Strutture che vanno risanate. Anche il sistema di illuminazione, importante deterrente per le aggressioni e rapine, va migliorato. Così come la sorveglianza nei parchi e nei giardini, per evitare un uso improprio degli stessi, quali il bivacco, le feste con uso di alcolici che si protraggono fino a notte fonda. Come pensate si possa rispondere concretamente alla esigenza di miglioramento di questi siti soggetto ad abusi continui di ogni genere? Con quali risorse finanziarie intendete affrontare? Io dividerei questa risposta in tre punti. Inizierei dalle telecamere, che sicuramente sono uno strumento prezioso, anche se purtroppo devo dire si rivelano preziose più nella fase post reato, perché la rete di telecamere che è stata costruita, implementata in questi anni sul territorio, solo in zona 4 ne sono state installate 30 a fine 2013, inizio 2014, altre 36 a fine 2015, inizio 2016, e molte sono anche qua nel vostro quartiere, in qualche angolo particolare. Ma purtroppo oggi servono più appunto come controllo post reato. La prima aggressione del farmacista, in realtà i soggetti sono stati identificati tramite le telecamere nel percorso che hanno fatto di fuga, e l'inchiesta è in corso perché hanno bene i loro visi, hanno identificato bene chi sono, quindi stanno indagando per prenderli. Ma come prevenzione sono ancora uno strumento che dovrebbe riuscire a far paura, e credo che per poter far paura come prevenzione, a maggior ragione deve funzionare l'utilizzo post reato. E qui torno al discorso di denuncia, quindi denuncia immediata possibilmente con tutte le indicazioni possibili. La cosa importante è che fino al 2015 le telecamere che erano sul territorio di Milano erano collegate alla centrale operativa in Piazza Beccaria, che era una centrale operativa storica abbastanza importante, ma che era in sofferenza per quello che è Milano e il numero delle telecamere che si andavano a installare. Dal fine 2015 la nuova centrale operativa di controllo è in via Drago, dove il comune aveva messo a disposizione lo spazio per la centrale di controllo di Expo proprio. Quindi lì c'era la centrale di controllo di Expo, a cui sono state collegate anche tutte le telecamere del territorio, e lì adesso è diventata la vera centrale
di controllo operativo di Milano, collegata anche con le forze dell'ordine, quindi non è solo della polizia locale, ma è una centrale a cui fanno capo anche Polizia di Stato e Carabinieri. La delibera che abbiamo fatto tutti d'accordo è una delibera che voleva porre, in attesa del bilancio preventivo del Comune, un primo obiettivo per questa zona. Sicuramente chiunque di noi arriverà ad amministrare il municipio la ripescherà per riprendere in mano la questione e sollecitare l'investimento in quel senso. Una cosa importante è il protocollo che è stato avviato, che non tutti conoscono, dal Comune di Milano, che è la possibilità di mettere in rete le telecamere private, quindi le telecamere che i privati mettono all'ingresso dei propri condomini, con la centrale operativa del Comune. Questa è attiva da circa un anno, è una cosa che non si riesce a pubblicizzare tanto, a far sapere tanto, ma chiunque abbia la sua telecamera privata può contattare il Comune di Milano e a sue spese il Comune mette nel circuito generale quella telecamera, in modo da avere un ulteriore punto di controllo in più, non dovendo duplicarlo. Questo è il discorso telecamere, che quindi personalmente ritengo fondamentale e importante. Per quanto riguarda i giardini, i parchi vissuti in modo improprio da comunità di vario tipo, come abbiamo detto, in questi anni i bivacchi di persone che sono semplicemente lì a bere e non fanno reati, purtroppo non possono essere, quando sono poche persone che stanno sulle panchine, allontanate per legge o con forza, perché è nel loro diritto stare seduti lì se non commettono reati. Certo, il passaggio frequente di polizia locale o forze dell'ordine che controllano, verificano, magari chiedono i documenti, sarebbe un ottimo deterrente, e qui si ritorna alla necessità delle forze sul territorio, e tutti siamo d'accordo, sarebbero importanti e fondamentali anche in quel senso. Mentre per il discorso dell'utilizzo notturno, con musica sempre affiancata anche da notevoli bevute, il modello che si può applicare è quello del Parco Cassinis, che però, non ci nascondiamo, richiede un forte investimento in personale. Noi al Parco Cassinis avevamo questo problema, siamo riusciti a azzerarlo con due modalità: sbarra d'accesso chiusa e portale che impedisce l'accesso ai furgoni, che sono quelli che portano i mezzi, le casse sia per gli strumenti musicali, sia le casse di alcolici. Però il Parco Cassinis ha solo due ingressi, quindi mettere le sbarre, mettere delle pattuglie che hanno controllato per più estati l'accesso, ha azzerato il problema. Un posto come il Parco Galli, che è accessibile da più parti senza nessuna possibilità di chiusura, ovviamente pone una sfida diversa, pone una sfida di personale che deve esserci, deve arrivare e deve intercettarli all'inizio, queste persone, quando iniziano ad arrivare, quando iniziano a essere in numero ampio, quando iniziano a scaricare casse di birre, casse di alcolici, in modo che lì si può fare un controllo, si possono sequestrare birre, casse, perché poi vengono vendute, si sa, come è stato fatto al Cassinis, ma appunto questo richiede un numero di forze dell'ordine, più che altro di polizia locale, perché la polizia locale poi è quella a cui si chiede di fare queste cose, che in questo momento ci ha reso difficoltoso fare servizi di questo tipo. Per il futuro, ripeto, l'impegno è quello sulla aumentiamo le forze dell'ordine. Sara si è già impegnato su le forze di polizia locale, Sara si è già impegnato su questo, è l'unica strada che abbiamo, perché poi chiedere a queste forze di coprire tutte le necessità del territorio per quello che sono oggi è difficile. Invece, per quanto riguarda il discorso delle aree dismesse, gli edifici abbandonati, lasciatemi dire che in questi anni abbiamo fatto tanto. In questo quartiere in particolare, dove ne avete tantissimi, quindi c'è ancora tanto da fare, perché purtroppo avete tutta l'area di Medici del Vascello, che era
negli anni passati una promessa, ma è diventata in realtà un problema con tutti i privati che hanno lasciato gli edifici vuoti. L'unica strada è quella che abbiamo intrapreso e che ha tempi un po' più lunghi, perché dove ci sono le proprietà che sono ancora proprietà in essere, l'unica è riuscire a incontrarle come amministrazione, evidenziare il problema, cercare di trovare un accordo con la proprietà sulla pulizia e la messa in sicurezza degli edifici, come è stato fatto per l'edificio in fondo a Medici del Vascello, che nell'autunno 2011 era occupato da 400 persone. Con la proprietà si è riusciti a trovare un accordo, a novembre 2011 è stato sgomberato, la proprietà ha messo la guardiania 24 ore su 24 a suo carico, giustamente, da allora non è più stato rioccupato. In quell'area abbiamo impedito l'utilizzo del parcheggio pubblico senza i medici del Vascello, sempre i medici del Vascello, che era occupato da roulotte e camper, ponendo il portale e la sbarra per l'accesso. In Dione Cassio, altro tema che è stato molto pesante in questo quartiere, con la presenza di Roma e l'occupazione abusiva, alla fine siamo riusciti, tra ordinanze e accordi, a convincere la proprietà a mettere in sicurezza quell'edificio in modo sicuro. Poi però abbiamo realtà dove, una è qui vicino a voi, l'area di Malipiero, sono in ballo fallimenti, curatori, non si sa a chi rivolgersi, nessuno risponde, se rispondono non hanno i fondi. E allora su quella strada abbiamo fatto un primo esperimento quest'anno. L'assessorato alla sicurezza nel bilancio d'assestamento 2015, quindi quello approvato a novembre 2015, ha stanziato 1 milione di euro per gli interventi strutturali di messa in sicurezza, che fossero di aree pubbliche o private. Con quel 1 milione di euro è riuscito, dopo le varie ordinanze di intimazione a privati che non rispondevano, a fare una messa in sicurezza sul palazzo di via Lattanzio Angolo Colletta, che era un palazzo, oltre che luogo di droga, spaccio, degrado, anche molto pericoloso per chi stava all'interno. Infatti una persona è morta, purtroppo, prima che l'ordinanza avesse la sua conclusione finale. Ma con quei fondi sono in corso di avvio anche i lavori di messa in sicurezza sull'area a Rogoredo, in Sant'Arialdo, quella che è famosa come Boschetto della Morte, dove c'è anche lì una grossa area di spaccio. Ecco, la strada di dove si trovano i fondi è questa: si devono affrontare i privati dove la proprietà è privata e i privati ci sono, per trovare l'accordo. Se non si trova l'accordo, procedere con l'unico strumento che ha il comune, che sono le ordinanze di messa in sicurezza per problemi di igiene e di pubblica sicurezza, e se il privato non interviene si deve essere in grado come amministrazione di avere dei fondi per realizzare il progetto, e poi ci si rivolgerà sul privato. E lo stesso si deve fare per le aree pubbliche, stanziare fondi, come la prima su cui interverremo in questo quartiere se saremo noi rieletti è l'area di via Cavriana Gatto, che è una grossa ferita in questo quartiere, è in capo ai lavori pubblici, reparto strade. Fino ad oggi non sono riusciti a metterla in sicurezza per mancanza di fondi. È l'impegno che ci siamo presi con l'assessore alla sicurezza: il prossimo intervento su area pubblica in questa zona sarà lì, perché è un'area che in realtà ci sta costando tantissimo, come interventi della polizia locale, sgomberi e pagare AMSA per le pulizie, perché è un continuo inseguire le persone che vanno a insediarsi e allontanare e pulire. Su questo quarto punto, allora, quello che tu abbigati è fondamentale, è vero, no? E cioè che allora nei vari parchi in questa zona, come dice, in questo quartiere, dove è possibile riqualificare o comunque migliorare, questo lo si ottiene in che maniera? Per esempio, potrei dire una cosa evidente che ho visto, che è il parco Assinis, in cui è possibile intervenire con più facilità perché i problemi sono più grandi. Qui nella nostra zona non ho ancora visitato proprio bene i punti.
dei parchi, ma è più evidente che ci sono gli edifici che sono sede di delinquenza, perché lasciate in disuso, sono veramente tanti. 5 Stelle cosa prevede? Come prevede di affrontare? Siccome 5 Stelle non prevede di dare permessi di cementificazione ulteriore, vuole affrontare il discorso come? Cercando sempre con il pubblico di rimettere a posto ciò che è stato mandato in disuso, cercando di far sì che il privato, quello che non usa per più tempo o che comunque lo lascia in abbandono, vuole in qualche maniera aprire un discorso dicendogli e facendogli capire che se hanno un bene è bene o cambiare in l'utilizzo, per esempio, magari un bene commerciale che è sto lì, magari chissà, propongo di far diventare un bene residenziale dove poter affittare, magari ad dei cami più residenziali. E comunque non si vede anche parco nella zona dello scalo di Porta Vittoria, anche lì ci sono zone verdi che per vari motivi sono rimasti abbandonati, anche se c'erano dei buoni progetti. 5 Stelle vorrebbe che i parchi vengano riqualificati, che in cui si venga presto strutture che poi chiaramente al municipio renderebbero soldi, per esempio magari aree verdi con piante autoctone, però anche aree verdi in cui ci sia la possibilità in cui il cittadino possa ritrovarsi magari in ambienti sportivi, sempre che il municipio gestisce e comunque mette a disposizione della cittadinanza. L'importante è che 5 Stelle per arginare la delinquenza e arginare il malessere che c'è, non dico in modo diffuso perché se ne tratta di butti di erba, però c'è, esiste, vorrebbe la riqualificazione del verde o anche aumentare quelle zone poco illuminate come noi vediamo in Ungheria, purtroppo sembra assurdo, ma siamo in città, non è una zona abbandonata, ma la luce dovuta al fatto che ci sono piante che belle, verdi, che nel momento della fioritura con le loro grosse foglie costruiscono la luce, e la sera si vedono parecchie difficoltà. E si nota che per esempio famiglie o donne passano al buio e lì al buio, come sappiamo benissimo, potrebbe esserci qualcuno che le aspetta. Quindi anche l'illuminazione è importante, come voi dicevate, sì, l'illuminazione deve essere fatta e vista in modo migliore, magari anche, non so, abbassando questi lampioni enormi che vengono poi oscurati dagli alberi, chiaramente non abbattendo gli alberi, magari rivedendo il posizionamento delle luci, magari abbassandole a un'altezza che poi illumina veramente la strada e il marciapiede e le persone possono uscire di casa senza terrorizzarsi. Come in Ungheria ci sono anche altre vie in questo quartiere, sicuramente non mi sono vista la sfuggita, ma esistono. Questo è uno dei libri di voi tutti i giorni. E poi, in quale altra maniera, dicevamo appunto l'intervento, come diceva il Corrado, di più persone, delle forze dell'ordine, sul territorio, in modo però ragionato, senza militarizzare la zona, perché militarizzare una città e quindi anche la zona darebbe un senso comunque all'opposto, ad un disquilibrio. Che succede? C'è sempre la guerra, non è guerra, ma è voglia di far partecipare chiaramente le forze dell'ordine verso i cittadini, quindi fare stati più sicuri, però allo stesso tempo dà la possibilità di rendere sicuri i cittadini. Quindi forze dell'ordine sul territorio, zone magari anche di presidi fissi ove sia necessario veramente, quindi in alcuni punti, detto illuminazione abbiamo detto, riqualificazione in alcuni parchi, alcune zone verdi che per vari motivi sono andate alla deriva, colpa di nessuno, in particolare qualcuno ci sarà stato, però è bene intervenire anche di lì. E di altro, comunque, al di là della promessa, vorrei dire, noi vorremmo veramente che ogni gruppo di cittadini che è in questa zona ci facesse presente cosa ha visionato e cosa ha trovato, e grazie a queste, come il vostro comitato o altri raggruppamenti di persone, magari andare incontro puntualmente, non solo all'inizio della campagna elettorale o in zona di tempo delle elezioni, ma anche, diciamo, nei vari step successivi,
marini tot di insomma, 6 mesi, 3 mesi, di vedere la situazione della zona. Perché io penso che come il 5 Stelle abbia nel suo, diciamo, tra virgolette, statuto, no? Ogni candidato, no? Deve essere comunque rivalutato nella sua fascia operativa, così anche le proprie proposte devono essere riviste nell'ottica di una risoluzione. Parto da questo aggeggio: quanti di voi ce l'hanno in tasca? O un po' più grande come quello, un po' più piccolo, però nella sostanza. Tecnologia. Può essere una cosa estremamente utile per le questioni sollevate da questa domanda. Il sistema delle telecamere, la richiesta che è stata fatta, condivisa da tutti in consiglio di zona, è quello che Milano si dice: piuttosto che niente, ma è piuttosto. Nel senso che sicuramente non fanno male, ma sono qualcosa, come è stato giustamente ricordato da Loredana, limitata, utile per le indagini, ma la videosorveglianza con le tecnologie che ci sono al giorno d'oggi può essere qualcosa di sostanzialmente diverso. L'esempio che ho fatto del telefonino, questo lo sanno magari meglio i guidatori, ci sono un sacco di applicazioni con le mappe e con dei tastini che ciascun automobilista schiaccia tutte le volte che vede un autovelox, una coda, dei lavori in corso, qualcosa di strano o altro. Questo è la dimostrazione del fatto che come una tecnologia assolutamente banale alla portata di chiunque, tanto da essere addirittura gratuita, può far interagire, può diciamo, comunicare a un'entità centrale determinate situazioni, tanto davvero una mappatura in tempo reale, per cui noi sappiamo che nella tal via c'è una coda. Se le persone fossero dotate di una tecnologia analoga, invece, diciamo, studiata per le questioni legate alla sicurezza, avrebbe la possibilità, per dire, di comunicare magari in tempo reale, in questo caso alla polizia locale, visto che parliamo del comune di Milano, piuttosto che alle forze dell'ordine più in generale, un determinato fatto, quindi, e quindi le famose statistiche di cui parlavamo prima, magari la resistenza un po' delle persone a segnalare, a denunciare, potrebbe essere anche bypassata da sistemi più moderni di questo tipo, come ad esempio, rimanendo sempre in termini di tecnologie, di cose che potrebbero essere fatte, sono fattibili, la videosorveglianza può essere anche di altro tipo. Esistono dei paesi dove i sistemi di videosorveglianza sono più evoluti rispetto al nostro, quindi si attivano ad esempio in presenza di determinati indicatori, quindi non so, concentrazioni tra virgolette sospette, ovviamente secondo un cervello elettronico di persone, piuttosto che le fotocellule applicate all'illuminazione fanno sì che le luci diventino più forti ad esempio quando passano le persone, e questo, diciamo, è la mediazione tra l'esigenza di sicurezza e il risparmio energetico. Quindi attraverso la tecnologia, un uso sapiente degli investimenti conseguenziali ovviamente, ma questo fa parte delle scelte politiche dell'amministrazione, può essere utile. L'investimento e la, diciamo, attenzione che è stata rivolta questo capitolo negli ultimi anni è, a nostro modo di vedere, è stata scarsa o troppo, e infatti gli effetti un po' si sono visti. Le altre questioni sollevate dalla domanda, una è in qualche maniera collegata al discorso che ho appena fatto, quello che riguarda, diciamo, la questione delle aree verdi, del fatto che magari determinate
determinati punti dei quartieri possono essere oggetto di frequentazioni non urbane, di modi di frequentare il territorio che creano problemi o altro, se si interviene celermente, cioè ovvero sia prima che un problema cresca a livello tale da diventare qualcosa di complesso da gestire, a mio modo di vedere è meglio. E anche in questo caso qua ci siamo trovati spesso a dibattere, perché su determinate questioni che hanno creato molto allarme, molto disagio, molto degrado sul territorio del nostro municipio, si è arrivati lunghi, troppo lunghi, quando per l'appunto si sapeva assai prima quello che stava succedendo. Quindi intervenire celermente è fondamentale. È vero che ci sono delle esigenze di programmazione, è vero che chiaramente non si può fare tutto immediatamente, perché questo è, non è realisticamente possibile, però è anche vero che su tante cose si è aspettato troppo e si è, diciamo, chiuso un po' troppo gli occhi, e anche qua c'è una diversità, diciamo, di intensità e di priorità, di scala di priorità, perché poi di fatto questo è amministrare una città, mettere una serie di priorità una sopra l'altra, proprio per il fatto che, e questo è incontrovertibile, la coperta è corta e quindi di conseguenza bisogna fare delle scelte, ci devono essere delle priorità. Il discorso analogo ma sostanzialmente diverso, quello che riguarda invece le proprietà, qua ha ragione, è vero quello che diceva Loredana prima, conta tanto e c'è una grossa diversità su quanto attiene alla proprietà. Spesso non è nemmeno semplice e immediato capire quale sia. È stato fatto un buon lavoro dalla Commissione Territorio, che è stata presieduta dalla ragazza che ho alle mie spalle, negli ultimi 5 anni, questo appunto perché bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, sulla mappatura ad esempio dei luoghi dismessi, cioè, perché già avere comunque la cognizione di dove sono le cose, dove stanno, è importante. È chiaro che servono soldi, serve anche, se mi permettete, fantasia e intraprendenza, perché comunque coinvolgendo i privati, coinvolgendo le realtà economiche, gli imprenditori, le persone che ci possono credere in determinati progetti, comunque si possono realizzare dei miglioramenti importanti e interessanti. In altre realtà è stato fatto, non dico che ciò non sia mai stato fatto, però sicuramente è un tema sul quale confrontarsi e sul quale si potrebbe diciamo schiacciare sull'acceleratore per bypassare o cercare di bypassare il fatto che il comune da solo non ha risorse per intervenire su tutte le sue, nemmeno sulle aree dismesse, sugli immobili dismessi di sua proprietà. Sì, per quanto riguarda il discorso delle telecamere, avendo condiviso le delibere e installazioni, è superfluo che dica che sono d'accordo, quindi con tutte le osservazioni. Per quanto riguarda invece il discorso dei parchi, per quanto riguarda, allora ritorniamo sempre sul ruolo della polizia locale, quindi sul fatto che occorrono più risorse per poter assumere più personale e che questi intervengano non solo in casi di estrema segnalazione, cioè sono sempre lì, la coperta è corta, però bisogna intervenire.
Quindi il discorso dei parchi, non solo qui nello specifico in via Mecenate, piuttosto che dietro in via Ungheria, situazioni che abbiamo vissuto anche personalmente più volte segnalate e purtroppo mai risolti i problemi, perché questo già è un aspetto che contraddistingue la critica che facciamo come lista Milano Comune rispetto all'operato precedente, il fatto di non essere intervenuti, ma essere intervenuti solo in altre situazioni. Intervenuti cosa vuol dire? Vuol dire comunque far intervenire, scusate se ripeto la parola, la polizia locale, anche non solo i motociclisti se arriva la segnalazione, ma farli intervenire preventivamente per evitare non solo situazioni di, come diceva qualcuno, il fatto che bevono eccetera, ma si va oltre, persone che fanno barbecue che si mettono a suonare, a cantare eccetera eccetera sotto casa fino a mezzanotte, con possibilità che sono successe, lo sappiamo tutti, che sono stati anche degli accoltellamenti. Parlo dell'area tra via Salomone e via Ungheria, praticamente dietro dove abita Michele, ho scoperto che abitava lì, non lo so, però io avevo segnalato tante volte in consiglio di zona e ho sempre battuto su questo tasto, non l'abbiamo mai risolto e mi piacerebbe appunto che fosse risolto intervenendo maggiormente, non solo quindi prevenendo eccetera eccetera. Prevenzione sta nella comunicazione. Quanti sanno che è un reato fare barbecue o accendere barbecue nei parchi? Quanto è quello che si paga? Chi interviene? Abbiamo anche le GED che partono da via Ungheria, sono comunque pubblici ufficiali che possono intervenire, oltre che a dare le multe, anche intervenire in caso di questa situazione di questo genere, sempre in ottica chiaramente di una convivenza e di una coesione sociale. La coesione sociale passa anche attraverso l'operato degli intermediatori culturali. Ci sono tante comunità attive nella nostra zona, più o meno coinvolte dalle situazioni che abbiamo elencato, però bisogna, come abbiamo fatto in passato, risolte altre situazioni, il Parco Alessandrini, eccetera, intervenire, parlare con loro e spiegare tutta una serie di cose. Non entro nel merito perché è chiaro quale deve essere il messaggio. Per quanto riguarda invece il discorso ultimo della ristrutturazione o del recupero delle aree dismesse, faccio una voce fuori dal coro, nel senso che è un punto caratterizzante della lista Milano Comune. Noi chiediamo l'applicazione dell'articolo 12 del regolamento edilizio, che è stato votato da tutti all'unanimità nel 2014, dove praticamente si chiede questo, lo leggo velocemente, che riguarda gli edifici dove non è stata fatta manutenzione e non utilizzati per più di 5 anni, e già ce ne sono tanti nella nostra zona, dove questo non utilizzo riguarda almeno il 90% delle loro superfici e perciò risultano abbandonati. Il Consiglio Comunale, se il proprietario non interviene e si accerta che lo stato di abbandono, di degrado urbano ed incura delle aree o degli edifici rappresenta un imminente pericolo per la sicurezza, le segnalazioni ce ne sono state tantissime, o la salubrità, l'amianto o l'incolumità pubblica, può, che cosa? Attribuire a tali beni una destinazione pubblica, di interesse pubblico o generale, assumendo gli atti e gli strumenti previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente. Recuperare le aree non residenziali dismesse ai sensi della legge regionale. Questo, se qualcuno di voi credo che se lo ricorda, ha causato grande dibattito, scontro tra l'amministrazione e le forze del centrodestra. Noi chiediamo però come lista che questo venga, ed è un nostro obiettivo, venga finalmente applicato. Mancano luoghi di aggregazione, ci sono tanti edifici, dove è possibile trasformiamo questi edifici, naturalmente partendo dall'ascolto e da quello che vogliono le persone che ci abitano, perché non possiamo calare o creare delle cattedrali nel deserto, recuperare queste aree dismesse e fare quindi degli spazi di aggregazione sociale, che sono l'antidoto alla percezione della sicurezza, dell'insicurezza. Scusate.